Demetrio come progetto condiviso per portare quella che noi riteniamo essere la poesia più interessante italiana contemporanea, sia dal punto di vista testuale che dal punto di vista editoriale, qua a Genova. E la rassegna è curata da Damiano Sinfonico, che è qua a sinistra, da me, e poi con la collaborazione di Sara Sorrentino, che invece è lì dietro, oggi è qua in questa posizione, ma poi sarà anche invece qua a leggere, vuol dire che esplichiamo tutte le sue varie possibilità. E poi invece abbiamo anche Ilaria Crotti, appunto, che invece è nel suo scranno là dietro e che piglia a 360 gradi su tutto, diciamo. Esatto. E diciamo che secondo noi non potevamo iniziare in modo migliore con Giulia Martini, che è autrice di questo libro che è Copie Minime, uscito pochi mesi fa, diciamo a giugno del 29 giugno, che è il compleanno di Leopardi. E con un libro piccolino, che è piccolino perché appunto è molto giovane, ma che ha fatto parecchia strada, direi, fino a questo momento, sia nel pubblico che nella critica. È stato scritto moltissimo, veramente moltissimo. E lui ha raccolto tutto, adesso abbiamo scoperto. Esatto, quindi se poi volete vedere cosa è stato scritto, basta che chiedete qua al signore. E quindi siamo molto contenti appunto che sia qua a leggere. Questo incontro è appunto all'interno di una rassegna e gli altri autori saranno tre nei prossimi tre mesi, e il prossimo, che sarà a marzo, sarà Jacopo Ramonda, che è autore di Omonimia, un libro uscito per Interlinea proprio in questi giorni, tra l'altro, in libreria. Ieri, esatto, infatti, perché era già online, però poi non era fisicamente ancora nelle librerie. Pubblicato da Interlinea Edizioni nella collana Lira, diretta da Franco Buffone, che è una delle collane di ricerca più interessanti. Così il terzo incontro, che invece è Maria Borio, che già era venuta l'anno scorso qua a Genova, che esce invece con Trasparenze, sempre Interlinea e sempre Lira Giovane. Ultimo incontro invece, Francesco Terzago, il 17 maggio, con Caratteri, pubblicato da Vidia, editore. Quale sarà più o meno lo svolgimento? Sarà questo, cioè una sorta di presentazione dell'autrice o dell'autore che sia, dopodiché lettura di poesie, parecchie, anche per entrare un po', diciamo, nel ritmo e nel merito della questione, dopodiché domande e infine discussione pubblica, se possibile. E proprio per facilitare, diciamo, questa parte qua, vi abbiamo fornito appunto dei fogli in cui ci sono le poesie che Giulia e poi gli altri autori leggeranno. Quindi, se vi fornite di penna, se ce l'avete, o se no ve la fate prestare da qualcuno, dell'aria magari, sarebbe interessante se scriveste magari delle cose che non avete capito, oppure delle cose che vi sono piaciute, o delle cose che non vi sono piaciute, perché questo è ovviamente possibile, e poi magari appunto se ne parla assieme. Direi che più o meno, Damiano, se vuoi aggiungere qualcosa, però ci siamo. E allora niente, prego, Giulia. Allora io sono super timida, quindi comincio leggendo, si fa subito in media stress. E leggo questa prima poesia che vedete, e anche la prima del libro effettivamente. Sono due quartine. Io sono andata su Wikipedia, ho scritto deserti e mi sono insegnata, questi sono tutti i nomi di deserti messi in fila e basta. Perché cominciare un libro soltanto nominando i deserti, elencando i deserti? Perché mi sembrava bene quasi creare un vuoto, cioè sia anche riconsegnare alla parola una sorta di ritualità anche propiziatoria, cioè la parola banalmente anche come formula, no? Anche un più o meno comprensibile, una sorta tipo di abracadabra, sia perché appunto mi sembrava importante creare un vuoto. Infatti la prima sezione si intitola Deserto, per modo di dire. Ora non dico più niente, leggo e basta. Indiano, patagonico, siriano, e grande sete, sabbie nere, gila, il quarto vuoto, il gran bacino, Gobi, l'Antartide, los medanos de coro. Victoria, se ci vai non esci più, e Atacama, Canami, Sahara, Sonora, sabbia rossa, Artide, Lut, è l'ora. Qui questo è un singhiozzonetto dove alla fine di ogni verso
al posto della rima c'è una parola che rimanda al lessico tecnico dell'informatica. Deserto come sfondo del tuo desktop, che popoli di icone di risorse. Risorgo proprio lì da qualche pixel, sgranato per stanchezza in un miraggio, a seminarti altezze fra le app e apparire grano e pastorizia. Libera pascolare senza password, le dune dell'ambiente operativo. Non è delirio che t'appanna gli occhi, l'ottava processione in PDF, l'effetto ottico di certo guasto. Ma orde turco tartare per l'hardware, avvicinarsi fino alla tastiera dove mi batti sullo stesso tasto. Avresti potuto essere felice? Te lo domandi spesso mentre mandi i capi bianchi nella lavatrice. Io rime, tu rimedi. Tu vai verso quello che credi, io verso quello che rimane. Faccio una pausa o vado avanti? Non so, puoi andare avanti, mi sembra che non sei entrato troppo. La traccia del poema, modulata su un suono, mi sembra la tua faccia, a fare la facciata del Duomo in piazza Duomo come un grande problema. Amore mio, ma che è successo? Invece di averti negli occhi, ti vigilo l'ultimo accesso. Poi, visto che qui c'è anche Paolo Zulena, che è insomma, un grande studioso di Diaproni, questa terzina in realtà c'è anche un contraltare che rimodula una delle mie preferite di Caproni, proprio la prende pari pari, cambia solo il finale e dice: io, non c'è qui perché Baro, no? Ovviamente, dice. Io quale tram odo tremendo, amore mio, che inverno lungo, che brivido la scritta sta scrivendo. Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io e Kennedy e Roland e Winston C e la mia santa mamma che sta lì in cucina a straguardare la TV. Guido, io vorrei che Lapo, io e tu, e Tutankhamon e Marilyn Monroe ed Edgar Allan, il giovane eroe di quando ero bambina Harry P, e PPP e Giovanni P che sa perché tanto di stelle arde e cade, Santo L, Super Santo Gesù C, che se ne sta nell'orto degli ulivi, ma anche lei. E soprattutto lei, io vorrei che fossimo ancora vivi. Ah, questa mi piace. Beati gli invitati alla cena in via Dernier. Giravi per le stanze un po' disabbigliata, apparecchiando di pietanze calde la tavola rotonda in legno noce, con un occhio alla pasta che non scuoce. E l'altro a un altro, non a me. Ma se si facessero la pausa e Va poi. benissimo, siamo Vabbè, l'ultimo, anche no, 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 banali. l'ultimo, l'ultimo. Questa è la quinta novella della quarta giornata del Decameron, che è la novella di Elisabetta da Messina. Dove c'è praticamente lei che ama lui, però i genitori, scusate, i fratelli di lei sono gelosi di questo ragazzo, quindi lo uccidono, seppelliscono il suo cadavere, lei non lo trova più, una notte fa un sogno, sogna il punto preciso dove è sepolto questo cadavere, va, lo vuole, lo esuma, come si dice, esuma o esuma, lo vuole portare con sé, però è un cadavere di un uomo, non ce la fa, quindi fa una cosa molto carina, gli stacca la testa e si prende la testa, che diventa a questo punto a tutti gli effetti una metonimia amorosa, no?
cioè no, come le foto, cioè allo stesso valore delle foto dei nostri ex che noi teniamo sul telefono pari pari, e seppellisce questa testa in un vaso di basilico e sta tutto il giorno a piangere di fronte a questo vaso di basilico fino a che appunto non muore anche lei di consunzione. E questa novella finisce con questa filastrocchina che dice: qual esso fu lo malo cristiano, ah, perché non ho detto che a un certo punto i fratelli gli rubano il vaso di basilico, che mi furò la grasta del basilico mio selemontano, cioè chi è che mi ha rubato questo vaso, che era l'unica cosa di te che mi era rimasta. Allora io ho scritto questa, che appunto è un'ipotesi. Se tu mi ricrescessi nel basilico, se lì con poco estro del mio basico italiano, del mio terreno basito, che ti allontani da un sepolcro vuoto, come farebbe ogni bravo cristiano? Se tu mi ricrescessi nel basilico, o preferisci l'aramerino, il nespolo, o la spinalba che ti colga un nesso nuovo e non ti rincresce mentre bruci, senza che si consumi questo rovo, se tu mi ricrescessi nel basilico, come una selce, un osso nello scheletro, tacerei spesso, t'aspergerei di pianto, e non starei più a chiedermi qual esso ti parli d'acanto e ti rimanga accanto. Molto bene. Mi sono piaciute, sono stati zitti. Molto bene, io dirò giusto due parole prima di cominciare con la prima domanda. Tutto, come diceva Simone all'inizio, sono molto contento che Giulia Martini sia qui a presentare questo libro, che è molto bello e ha fatto parlare molto di sé nel corso degli ultimi mesi, meritatamente. E credo che i meriti già si siano percepiti già in questo ascolto, no? Sono poesie che si fanno notare subito per la loro lingua, per il loro ritmo, hanno questa forza trascinante per cui uno si rende conto che è davanti a un testo di un certo rilievo, di un'autrice che ha una vera dimestichezza sia con la lingua italiana sia con la lingua della tradizione. E anche questa musicalità avvolgente, a volte ipnotica, che fa sì che uno, quando inizia a leggere un testo, è sempre portato ad arrivare fino alla fine e non c'è mai un punto in cui perda il ritmo, il filo, se no io dico vabbè, posso leggere in un altro momento, no, proprio, almeno questa è la mia esperienza, è sempre da leggere fino in fondo. E la cosa bella è che arrivata alla fine uno resta sospeso tra il girare pagina, leggere quella dopo per vedere come sarà lì il gioco, oppure se rimanere nella rileggere la stessa poesia per andare più a fondo nella comprensione. Poi è un libro che si fa notare anche perché combina questa modalità a rimica e ritmica molto forte, anche con un approccio molto lirico, per cui il testo, il libro è un po' quasi un canzoniere anche di disamore, di lontananza, senza... Meno male ho detto amore, se non mi arrabbiavo. E un canzoniere che però è un canzoniere che ha una originalità molto, molto profonda, un canzoniere che ci mostra anche momenti di intimità, un'intimità che non è mai esibita, ma è sempre accogliente, come per esempio quando dice non mi avrai più nella stanza accanto mentre leggo Mero, il che ti fa già un quadro molto bello, oppure che ti avvicina molto anche per esempio quando dice hai lasciato gli Smarties nel frigo, no? Anche queste scene di vita quotidiana che rendono i testi molto, molto umani. E poi naturalmente esce sempre anche un po' un autoritratto, per cui l'io lirico emerge sempre dalla pagina. E quindi tutto questo ne fa un libro originale e insomma si discosta anche da molti modi oggi di fare poesia.
Poi c'è anche questa forza ironica, l'ironia si compare in molti testi, che non è mai un abbassamento, è sempre semmai a volte uno smorzamento, un alleggerimento, un modo di vedere le cose in maniera però girata con quel guizzo in più che li rende sempre più molto care. E c'è anche, poi con anche cadute nel comico, come una barzelletta sull'avidità dei genovesi, che poi spero che Giulia vorrà Sarà della leggere. fossa dei leoni. Speriamo che si faccia perdonare anche in qualche modo, ma Pago da bere dopo. allora va bene. E per chiudere, farti quindi la domanda, c'è un verso in cui Giulia dice: se rima per ora mi basta, che mi sembra un verso molto bello, mi sembra anche molto indicativo della tua maniera di scrivere. E allora la domanda è questa, che poi mi dirai tu se è una domanda facile, quindi questa è una seconda o no. E la domanda è se basta una rima per fare una poesia. Beh, la rima no, è una domanda difficile, innanzitutto. Quando mi chiedono in generale che cosa serve per fare una poesia, naturalmente la risposta non ce l'ho, però penso che per quanto mi riguarda una poesia è finita quando mi accorgo che se cambio qualcosa, se sposto qualcosa, combino un guaio grosso. Cioè, combino un guaio di senso o combino un guaio di orecchio, no? Che non necessariamente, magari anche peggio forse a volte. E quindi questa, però, verso che tu hai detto, se rima per ora mi basta, si riallaccia a quella, perché le poesie di coppie minime, ora c'è, dovrei fare un po' la prendo un po' alla Vai, vai, larga, vai, vai. sono 95. Sono anche aggruppate a due a due, divise in quattro sezioni, raggruppate a due, anche a distanza, cioè si riprendono a distanza anche tra di loro, a volte più strettamente, manifestamente, come per esempio le due che ho letto prima insieme su WhatsApp dell'ultimo accesso dello sta scrivendo, per esempio, a volte anche magari in modo più sottile. Però poi ce n'è una che rimane fuori perché ovviamente il numero è dispari. E questa che tu mi dicevi è collegata a un'altra che appunto dice io rime, tu rimedi, che ho letto prima, no? Dove appunto il tu va verso qualcosa mentre chi dice io rimane qui e fa questo. Questo perché? Perché alla base c'è l'idea che l'opera letteraria in sé, non necessariamente questa, ma l'opera letteraria sia anche un risarcimento, no? Questa è una cosa antichissima, no? Che ha sempre accompagnato la poesia fin dai poemi omerici, quando Ulisse non aveva, si trovava solo nella sua, si trovava lontano dalla sua patria e sentiva cantare dagli aedi le sue gesta e lui era lì e le sentiva cantare. Cioè che l'opera letteraria sia anche un risarcimento della vita, sia anche un risarcimento di qualcosa che in quel momento si è perduto, di qualcosa che in quel momento non c'è più. Quindi cioè, la rima mi basta in questo senso. Cioè tra le tante cose che la poesia fa c'è anche una necessaria forma di compensazione rispetto all'assenza. Cioè l'idea che appunto il gesto poetico si costruisca sopra l'assenza. Sia un po' una forma di messaggio che desidera raggiungere qualcun altro che in quel momento sta da un'altra parte e non ne sa nulla, magari non gliene frega neanche nulla. Però il punto importante è che quel tu non c'è, che quel tu non è lì in quel momento. Allora in questo senso, però c'è la rima e quindi è una qualche forma di Come una compensazione. ripresa, tu dici, ma un dono in un certo Sì, senso, e infatti un richiamo. ora io di solito non leggo mai l'ultima poesia perché poi spero sempre che le persone comprino il libro. Ma non è un romanzo, però. Però c'è un po' una trama, cioè alla fine, no? Cioè alla fine c'è il meccanismo on-off dell'amore, che due persone stanno insieme e poi non stanno più insieme. Però l'ultima poesia, effettivamente, proprio gli ultimi versi, dicono che questo non esserci, faccio un po' una parafrasi, almeno poi, comunque, come se non l'avessi detta, che comunque il non esserci del tu letteralmente conviene per dire bene che il tu non c'è. Non so se mi sono spiegata.
cioè il fatto che il tu non ci sia conviene all'io, cioè a chi dice io, affinché si impegni a dirlo bene, cioè scrive una poesia più bella, magari anche perché uno spera se scrive una poesia bellissima ritorna, no? Anche magari un po' così, per dire bene che non ci sei tanto, proprio non ci sei da tanto tempo, non ci sei per niente. Non so se ho risposto. No, sì, senti, rilacciandosi in realtà proprio questa, una delle poesie che hai letto, e anche questo argomento quindi di WhatsApp, io tornerei un attimo alla poesia che è a pagina 34, che lì non so adesso in quale ne sia, che è Amore mio, ma che è successo. Pagina 2. Pagina 2. E perché, a parte che è appunto molto bella, e quando appunto questo libro si muove su poesie anche di misura più lunga, e poi invece altre di stampo proprio epigrammatico. E questa è una cosa che mi anzi a Caproni. Eh sì, perché, esatto, non questa modularità. Lui le chiamava patatine e cosolette. Tu come dice, no, magari è un tuo particolare. Però appunto Caproni diceva, ci sono delle sue lettere in cui lui dice io ho poche cosolette e tante patatine, per dire ho poche poesie lunghe e una miriade di versicoli, di cosine, un po' così. Eh sì, questi versicoli tra l'altro secondo me funzionano molto bene, no? E questo è particolare perché appunto si rientra perfettamente dal punto di vista ritmico e metrico nel sottofondo della tradizione, no? Cioè, sono novenari, sono tra l'altro anche regolari con l'accento di seconda e di quinta, quindi rientriamo proprio in un canto della poesia. Però cosa succede qua? C'è un cortocircuito, nel senso che dopo appunto la locuzione locutiva, così amore mio, abbiamo due versative. E poi abbiamo la polirematica di Averti negli occhi, che è una classica del topos amoroso, no? Sì, sì, sì. Che però gli fa contraltare invece, nella parte finale, quindi la chiusa, no? Quando si diceva anche prima che è una poesia, si inizia a leggere e poi non si sa mai come finisce. E quindi qua abbiamo questa risposta dell'ultimo accesso, no? Ti vigilo l'ultimo accesso. Bene, questo ultimo accesso è un'altra polirematica, ma non sarebbe mai potuta esistere con questo significato. Significa qua appunto l'ultimo accesso di WhatsApp, come dicevi tu prima. Quindi, sì, sì, sì. Oppure l'assenza... anche magari, posso azzardarmi di interpretare, anche magari la porta da cui il tuo è entrato per l'ultima volta, cioè la porta effettiva da cui se n'è andato dall'abitazione per sempre. Potrebbe però, se posso dirti, l'ultimo accesso di solito è difficile dirlo di una porta, no, l'ultimo, certo, accesso. Non ti dice l'ultimo accesso di WhatsApp è l'ultimo accesso di WhatsApp. Va bene? Però proprio questo è interessante, nel senso che, cioè, come ti nasce l'esigenza e come lavori, appunto, nel bilanciare tutta una tradizione che hai e che appunto manifesti continuamente, no? Anche adesso parlando, no? Citando continuamente anche autori, e anche sarebbe interessante capire se non esistesse Wikipedia come farebbe anche un eventuale lettore poi non proprio colto, diciamo, a capire, no? Spesso tutti i riferimenti, perché sono moltissimi e continui, ed è proprio la certi che continuamente inserisci, no? Però ecco, in questo caso quindi come c'è un ribaltamento del passato nel presente sostanzialmente, no? Cioè, perché ti interessa proprio questo, perché lo rifai continuamente, e come ci lavori, perché anche questo è interessante secondo me. Allora, mi rifaccio sempre alla poesia del 300, alla poesia delle origini, ed è una cosa che, ora non voglio certo fare la storia della mia vita, però per tutta una serie di circostanze anche molto 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 casuali e fortunate, una delle prime cose che abbia letto, senza averci capito assolutamente niente, però mi è entrata dentro come ritmo, è stata proprio la Divina Commedia. Ed è stata importante perché ovviamente non ci avevo una mazza, cioè non è che non vengo qui e dico io leggevo la Divina Commedia a 8 anni perché non capivo niente. Però ho imparato una cosa che secondo me è abbastanza fondamentale, cioè che è stato capire che dopo un tempo preciso, perché la Divina Commedia sono tutte terzine endecasillabiche, quindi non ci si sbaglia, cioè il tempo è quello, il tempo, anche per chi non sa che cosa è un endecasillabo, il tempo che tu ci metti a leggere quel verso è quello lì e non cambia. C'erano delle rime, appunto A, B, A, cioè che si riprendevano, e
qualunque cosa succeda nel mondo, nella stanza dove sei, qualunque cosa succeda, può succedere qualunque cosa, però ti alla fine ti ritrovi quel suono. Cioè io ho imparato a fidarmi del testo, cioè il testo mi prometteva un suono, anche per esempio penso ci sono certe rime asprissime nell'inferno, tipo in Icchi, in Angue, rime veramente difficili, no? Che ti creavano quest'ansia d'attesa perché tu dici adesso come la risolve, e invece però poi tornava sempre. E quindi ho imparato che la metrica, e questo mi permette di riallacciarmi anche alla domanda di Damiano, fa quella cosa che la vita non fa, cioè realizza la promessa. Cioè ti promette questa cosa, che dopo questo tempo arriverà questo suono, e quella cosa la fa. Magari potesse essere così con le persone, con le persone, con le relazioni, no? Cioè alla fine se poi qualcosa non ritorna alla vita, a me non interessa. Quindi la metrica, quindi in questo caso, realizza. Quindi per forza di cose questo referente è diventato talmente tanto ineliminabile per me che può sembrare brutto, però è abbastanza naturale. Sì, come dicevi, la Cavalli, anzi, anche, no? Mi rifaccio a lei, almeno non ci rimetto la faccia io. La Cavalli in una sua intervista dice: la metrica è naturale. Cioè avere tutta anche questa serie di palinsesti, di referenti e di agganci, che per me in particolar modo funziona il triangolo che c'è stato, che poi ha dato vita alla poesia, che è appunto quello tra i trovatori provenzali, la scuola siciliana delle origini e poi lo stile nuovo, insomma questo triangolo qua è referente continuo. Per me è naturale che ci sia, non ci penso neanche. Allora io facevo la cameriera, no? L'ho fatta per tutti i 6 anni dell'università e... io sono vegetariana e facevo la cameriera, abito a Firenze in un ristorante di carne, di bistecche. Quindi portavo queste bistecche ai tavoli con queste scanalature che servono, perché quando te cuoci la bistecca poi comunque ti esce tantissimo il sangue, e queste scanalature permettevano che si raggruppasse soltanto in un punto del vassoio. C'è un'immagine abbastanza cruenta, lo so, scusate. Però mentre io portavo questi vassoi con queste scanalature nel legno al tavolo, io pensavo che nei libri che leggevo al liceo, perché andavo pazza per queste cose, mi era rimasto impresso che la lancia, cioè l'esercito tebano di Pelopida e di Epaminonda, aveva vinto un sacco di battaglie perché avevano ideato una specie di lancia con delle scanalature che servivano che facevano sì che quando la lancia entrava dentro il corpo del nemico, il sangue defluisse più velocemente e quindi quella persona morisse prima. E io quando portavo queste bistecche pensavo a questa cosa. Questo per dire, ma non è che dicevo ora mi ci metto, era una cosa naturale, perché per me non c'è una dicotomia, non esiste tra quello che leggo e quello che, cioè è subito, no? Per dire l'immediatezza con cui poi il libro diventa vita, e viceversa, perché poi la vita ritorna nel libro, cioè un roboro. Sì, come un abito, tu dici, sì, in un certo, sì, modo. Sì, sì, quindi... Scusate se l'ho presa per il mondo. No, però è vero, sono piuttosto d'accordo in questo senso qua, nel senso che sicuramente è un conforto ben preciso che comunque... tu hai, sai che certe cose funzionano e sei tranquillo, poi tu ci metti quello che vuoi mettere, sì, però... Comunque questa terzina, in realtà, perché io rubo tantissimo. Amore mio, ma che è successo? Non è un verso mio. È un verso di Patrizia Cavalli, anche se nella sua poesia c'è amore, amore mio, poi ma che è successo è a capo, non Jean Bema, che è una delle mie poesie preferite, che dice: se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali, e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci disuguali e mi dicessi: amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo. Questa è tra la Cavalli. Ma mi sa che dove è tutta qualche parte, tra l'altro forse il signore ce l'ha. Lo troviamo nell'archivio. Quando non ci sarà Wikipedia, ci sarà il signore. Arriverà.
un altro conforto, siamo tranquilli. Beh, io leggerei qualcos'altro. Sì, dai, sì, leggi qualcosa. Vediamo se mi ricordo dove ero rimasta. Isemis est, disemis è, spenta per sempre qualche lampadina. Non so se non mi cerchi o è il telefono che giudica e manda secondo chi chiama. La preghiamo di attendere in linea, talmente in linea che divento magra. Ah, questa è bellina. Praticamente sono andata su Wikipedia e mi sono scaricata, ho scritto banalmente colori e questi sono tutti i colori che ho trovato e ho scoperto che ci sono dei colori con dei nomi stranissimi, tipo terra d'ombra bruciata, cioè bellissimo un colore che si chiama così, come fa a sfuggirti, no? Quindi questa è soltanto una lista di colori, analogamente a all'altra che era una lista dei deserti. Per me sono molto importanti le liste, perché cioè, sono proprio, hanno proprio un valore programmatico, perché mi servono per dire che non c'è una gerarchia del reale. Vale, dico meglio, non c'è una gerarchia nel reale, che tutto può entrare da qualunque parte in qualunque momento, che in poesia non c'è una cosa più importante di un'altra. Sempre lo stesso Caproni, perché tanto ormai stasera io quando mi fisso su qualcuno è quello, diceva: io non mi fido di quelle poesie dove non compare, dove a un certo punto non compare nemmeno la stringa della scarpa. Quindi non c'è una cosa che non è degna di esserci, soprattutto qualunque pensiero. Infatti poi a un certo punto qui in questa poesia si fa una domanda di tipo esistenziale, proprio di tipo escatologico, teoretico, come volete, tutti questi paroloni, però si fa da una lista di colori, no? Non si fa dal grande procedimento, comunque è questa. Mi piace la tua figura Klein blu, comando stellare, carta da zucchero, corallo, cobalto, registration black, bianco fantasma, olivina, asparago, la tua figura che diventa celadon, Isabella, ottone antico, blu cobalto, rosa Mountbatten, denim international, oro, uovo di pettirosso chiaro, la striscia a salmone sulla testina, acqua marina, cenere, ametista, cardo, carbone, solidà, guardesia, rosso falun, di nuovo acqua marina, segnale, scuolabus, poi verde ufficio, poi terra d'ombra bruciata, te ne sarei grata se mi rivelassi la piccola scienza dietro la grata dove rinasci dalle tue ceneri e sopravvivi alla musa delle penne. Mi piace persino la tua figura retorica, un'insormontabile reticenza. Poi c'è quella dopo che è un distico che non è particolarmente bello da un punto di vista, diciamo, non lo so, come poesia in sé, non è molto bella, però mi serve per... è quello che uso quando le persone mi chiedono che cosa sono le coppie minime. Forse di questo mi volevate chiedere qualcosa? No. Comunque... Beh, ma sarebbe uscito. Ma quindi non lo devo dire. Ma no, dillo! Non lo so, fai te, vediamo. Queste sono le coppie minime. Grazie. Allora, le coppie minime sono quelle coppie, perché noi con il nostro apparato fondatorio, così ho un referente, che bello, sì, c'è bisogno di un referente, il referente salva tutto. Ci si rivolge a qualcuno, si parla a qualcuno, si parla sempre a qualcuno. Comunque... noi con il nostro apparato fonatorio riusciamo a fare milioni di miliardi di suoni. Per esempio, so un posto in Africa dove ci sono 5 modi diversi per pronunciare la R. Ora, perché? Come mai di questi milioni di miliardi di suoni soltanto 35, se uno guarda l'IFA, andate a vedere su Wikipedia se non mi credete, diventano lettere, cioè fanno parte dell'alfabeto. Qual è, dov'è che un suono smette di essere suono e comincia a diventare lettera? E sono le coppie minime. Cioè sono quelle coppie di parole uguale in tutto e per tutto, ma tranne
per una sola singola lettera in una sola precisa posizione, per cui c'è un cambiamento di senso. Per esempio, morte, sorte, no? Dove o cento, vento. Cioè, io so che la C esiste e che è una lettera, perché cento non è la stessa cosa di vento. E questa mi sembrava anche una metafora anche del discorso amoroso, cioè del fatto che comunque anche le persone di tante cose in realtà si avvicinano per una sostanziale uguaglianza, che però poi c'è sempre un minimo scarto, no? C'è sempre poi una minima differenza, ed è lì che scatta qualcosa che si crea, che permette di creare qualcos'altro. E questo distico che dice banalmente: se i conti non tornano, figuriamoci il re. Se i conti non tornano, figuriamoci te. Però mi permette di stratificare, perché intanto, cioè, viene prestato qualcosa che prettamente matematico, cioè, perché sono i conti matematici quelli che non tornano. I conti però diventano quelli nobiliari, perché a un certo punto viene citato il re. Però la cosa più importante è che re è coppia minima con te, che vuole anche dire per me te sei come un re. Cioè, per me tu appartieni a una gerarchia, non lo so, celeste, a una stirpe divina. Cioè, mettere anche insieme re e te, cioè, vuol dire, è una cosa forte, no? Cioè, come Gozzano quando mette insieme Nietzsche e Camice, per comunque anche lì fare il verso a tutto un tipo di letteratura, diciamo. Quindi re te, cioè anche per dire cavolo, cioè te sei come un re. E comunque di base c'è sempre il fatto che tu non torna. Cioè, in queste poesie non si. Tu dici che hai il mal di testa e amen. A me non la racconti, Margherita. Tu e la tua logica farmacologica. Io e la mia pena guarita, ferita. Questa l'ho già letta. Ah, questa è carina. Fisso un punto nel vuoto. Chi mi darà le prove? E non so più il tuo prefisso, se 333 o 339. Il letto già rifatto per metà. Nella tua metà non più sfascibile, meno stoviglie da lavare, questo è certo. Poi ho sempre detestato fare i piatti. Molte più rime e meno rimasugli sugli scartafacci, sui divani. Guarda che mani vergini, che faccia, come non fosse mai stata scartata. Te ne sei andata col tuo ombrello rotto, che non lo devo neanche buttar via. Che singolarità, che pulizia. Ah, che bello, non mi vedrai invecchiare. Secondo me, Bari, se io fossi un libro con testo a fronte, tu salteresti le pagine pari. Siamo quasi alla fine. Derelitto nel frigo l'ultimissimo avanzo di tannino e proteine, la zuppa di rabarbaro, la fine, mentre leggevo Sbarbaro pianissimo. Se la mangiassi sarebbe un delitto. Per colpa sua si compirà il delitto, perché più del dolor potei digiuno. Ma che vuoi che ti dica? Io mi son uno che si affame mangia, pago l'affitto, preparo buone cene e vado a letto. Era il piacere di rientrare a letto, cercandola nel buio, pian pianino, lasciando perdere sul comodino i libri che volevo e non ho letto. E poi sentì chiavar l'uscio di sotto. Posso dire una cosa su questa? Assolutamente. Cioè, tanto poi ne mancano due, quindi siamo in tempo. Sì, sì. No, allora, in questa poesia c'è un procedimento che secondo me è abbastanza fondamentale, che, cioè, o perlomeno
che a me interessa particolarmente, che è quello di rovesciare la tradizione dall'interno. C'è il canto di Contugolino, dove il Contugolino a un certo punto dice una frase che per secoli e secoli e secoli di esegesi, di critica letteraria, è sempre stata oggetto di una grande è sempre stato un enigma, perché Ugolino dice: poscia più che il dolor pose il digiuno. Allora il lettore si chiede: ma che cosa vuol dire? Che Ugolino è morto di fame? Non è morto perché i suoi figlioli erano morti, cioè di crepacuore, ma è morto perché la fame l'ha ridotto all'osso ed è morto di fame? Oppure vuol dire che si è mangiato i suoi figlioli? Che cioè sulla pietas, sull'amore filiale, sull'amore di un padre ha vinto cioè l'istinto, cioè il bisogno di mangiare. Che cosa vuol dire questo verso? E questo cosa è sempre rimasta così, no? Dalla Divina Commedia ora nessuno si è mai pronunciato, perché effettivamente è fatto apposta per essere ambiguo. C'è un'ambiguità che non può essere sciolta, è fatto apposta. Qualunque direzione sminuirebbe l'ambiguità, che poi secondo me è la vera ricchezza di questo verso. Poco più avanti però Ugolino dice una cosa che nessuno si è mai pensato che potesse essere oggetto di ambiguità, perché lui dice: e poi sentì chiavare l'uscio di sotto, che faccio riferimento alla Torre della Muda, dove lui era, e chiavare in questo caso appunto vuol dire proprio inchiavardare, cioè chiudere con un lucchetto, che era il segno che non gli avrebbero più passato il cibo, no? Ho sentito incatenare la porta, questo vuol dire. Allora io che cosa ho fatto in questo testo? Ho rovesciato l'ambiguità, cioè ho sciolto l'ambiguità tradizionalmente afferita a perché più del dolor poter digiuno, perché poi nel verso dopo lo dice che è tondo, ma che vuoi che ti dica, io mi sono uno che si ha fame mangia, cioè lo dico chiaro e tondo che si va in quella direzione lì. Però nello stesso tempo, mentre viene sciolta questa cosa, tutta l'ambiguità viene ributtata su quell'altro verso, che è: e poi sentì chiavare l'uscio di sotto, perché adesso non so Genova, però in Toscana chiavare è proprio un significato erotico, no? Prepotentemente anche spinto, sconcio, e l'uscio di sotto rimanda comunque anche alla forma del sesso femminile. E quindi in un contesto di buio, in un contesto di sonno, cioè di rientrare a letto di notte, che cosa vuol dire questo e poi sentì chiavare l'uscio di sotto? Che è stato consumato il rapporto erotico? Oppure che il tu se ne è andato e ha lasciato l'io da solo, chiuso dentro la sua Torre della Muda? Che cosa vuol dire? Cioè, quindi era un po' questo rovesciare in questo senso. Non so se mi sono spiegata bene. Vabbè, le ultime due. Aspetta, che secondo me volevo dire, ma è tutta dantesca questa poesia, che trovo veramente bellissima, sei bravissima, devo dirlo. Derelitto nel fricolo ultimissimo, io ci leggo Galeotto fu il libro che lo scrisse. Ma sì, 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 certo. E poi c'è anche Montale, mi ha sempre colpito questo incipit, che mi pare sia dei tempi di Bello Sguardo, che dice derelitte fronde della magnolia, se non mi sbaglio, queste insomma tutte cose. Derelitte le fronde sulla magnolia, della magnolia, mi pare. E questo incipit con questo derelitto, io... Oh, cioè, cazzo, devo riutilizzarlo in tutti i modi, ho detto cazzo. Scusa, il povero sbarbaro dove si fa per un bollino? Allora, il povero sbarbaro, a parte che sbarbaro è fondamentale nell'ultima sezione, addirittura è in esergo. Poi c'è questo pianissimo, che è un titolo di sbarbaro, a cui viene fatto da contraltare il pian pianino, cioè... Pianissimo è il titolo e pian pianino è il modo con cui sarebbe stato per cominciare il rapporto erotico. Quindi di nuovo serve per creare una dicotomia tra libro e vita, amore realizzato, amore felice. E poi anche perché qui dice: lasciando perdere sul comodino i libri che volevo e non ho letto. Cioè, quindi o stai qui o stai qua, deciditi cosa vuoi fare, se leggere o fare qualcos'altro. Va bene, va bene. Sì, no, sì, certo.
già che andiamo sulle citazioni, io mi sono uno che sarebbe l'arte del purgatorio. Quello è proprio perché ci stavo bene. Quello è perché ci stavo bene. Posso leggere l'ultimo? Certo, sì. Tutti quelli che silenziosi siedono accanto a me sull'autobus col viso al di là di una testata conquiso da morte accumulata, che mi chiedono quando pubblicherò il prossimo libro, cosa vorrebbero che ti dicessi se le mie parole erano già tue. Non ero che una spina in mezzo ai nespoli prima che tu nascessi a bagno a Ripoli il 10 marzo 302. Ma mi rivolgo a loro e parlo io. Ora comincio, ora ve lo dico, anche se niente più del tempo antico duole accordare sull'acciottolio delle stoviglie da rigovernare. Amore, 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 amore. Cosa vorresti che dicessi loro? Tu che omertosa, io che leggo Omero, che parlo sola e tu sai solo piangere. La prima che volevo fare era faccio partire da questa poesia dove metto insieme il quinto canto dell'inferno, l'inizio niente più del tempo antico e poi alla fine c'è anche Gozzano qui. C'è anche Gozzano con le stoviglie, la stoviglia delle stoviglie, il gioco Omero Mertoso e poi e poi Amore, Amore, Amore che è Ungaretti, no? È vero. Perché Ungaretti dice ai suoi studenti brasiliani, dice che l'endecasillabo perfetto della lingua italiana è amore, per una questione di accenti, ma poi anche di dolcezza del senso, è amore, 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 amore. Ora, se voi vi ricordate, Coppie Minime comincia con una serie di deserti e poi è l'ora, è l'ora, è l'ora, è l'ora, è l'ora. Cioè, come appunto c'è questo vuoto, c'è questa emergenza, a un certo punto non l'ho letta, però c'è una poesia dove a un certo punto si dice è notte, 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 notte più e notte più nella stanza vedo, che vuol dire banalmente due cose. Sia che l'amore è l'ora della notte tradizionalmente intesa, perché la notte è nella nostra tradizione letteraria, forse anche biografica, il momento in cui avviene l'incontro tra gli amanti, sia che l'ora dell'amore è la notte, nel senso che è il buio, l'oscurità, quell'amore è finito, non c'è più, quindi la notte nel suo valore non più di Eros ma di Thanatos, cioè proprio di vuoto, di buio, di oscuro, quindi c'era questa ripresa in questo senso. Scusa, 30 marzo 302, no? Allora, il 30 marzo 302 è la data in cui Dante fu esiliato da Firenze. E questa cosa banalmente mi serviva perché, cioè, in realtà prima c'era un'altra data che poi ho cambiato, che era una data personale, cioè della mia vita in quanto proprio Giulia Martini, non più come, no? Come chi dice io nel testo, che poi ho tolto e perché credo che la poesia debba staccarsi dalla biografia e debba scendere sotto, no? Debba scavare fino a quando non raggiunge un livello che è universalmente di tutti, cioè si debba distaccare dalla biografia di chi la scrive, e quindi mi tornava anche molto questa operazione a livello concettuale, anche proprio programmatico, sia perché cioè, il fatto che Dante sia stato esiliato da Firenze ha dato modo a Dante di scrivere la commedia, e quindi se vogliamo si ritorna da dove eravamo partiti, cioè al fatto che per scrivere bisogna allontanarsi da qualcosa. La mancanza. Sì. Che appunto era quella di Firenze. Cioè se lui non fosse stato esilato probabilmente non avrebbe scritto mai la Divina Commedia, che era anche un po' un messaggio nella bottiglia, una sorta di captatio benevolenza, come dire riprendetemi, voglio essere lì. E ogni, secondo me la poesia è un po' la stessa cosa, cioè proprio il discorso che si faceva
prima, quindi questa data proprio è la data in cui dice va bene, basta, ciao, e allora si trova un modo per tornare in un altro modo. Non so se... Sì, ho capito. Forse voleva finire ancora... Sì, no, ma finire quello era che appunto, per lì appunto parlo solo e tu sei solo piangere, no? Se proprio la scena è quella di Francesca. La prospettiva inizia con casa la mia, quindi sì, e, sì, e poi tra l'altro questo è l'esergo di Sbarbaro che dicevo prima, quindi cioè, alla fine tutto si tiene in questo senso, cioè ho il libro costruito, sì. cioè anche l'ordine è... anzi, cioè, sì. Io ho scritto questo libro in 4 anni, ma la difficoltà poi più che lo scrivere poi un testo in sé, cioè, è stato proprio capire che struttura dargli, che forma dargli, perché sono 4 sezioni. La prima sezione sono 10 sonetti sul deserto, o comunque dove ritorna l'immagine del deserto. La seconda sezione sono 77 testi di forma più o meno breve, come quartine, terzine, che appunto è la sezione eponima perché si intitola Coppie minime. La terza sezione è un testo solo, lungo, che poi si voleva leggere, ma mi sa che poi sì, non lo so. Se, non so, dipende che sono. Mi sa che non ci si fa. Però che appunto una sezione per un testo solo e poi l'ultima con dove ce ne sono 10. Quindi sono 10, 77, 1, 7, cioè sono coppie minime anche nel numero e anche l'ordine, cioè io sono stata tipo di questi 4 anni, 3 anni l'ho spesi a capire come metterle, come ordinarle. Cioè io a casa ho ancora tipo dei fogli così, un blocco così, con tutti i numeri, ma uno più uno, la radice di 4 per 2, cioè uno magari che entra in casa mia, entra la polizia e pensa che io faccia riti magici, non poesie. Tutti questi numeri, queste algebre, per, diviso, rosso, così. È un po', cioè proprio lo sforzo di apparato, cioè una raccolta deve essere prepotentemente costruita secondo me, cioè per parlo per me, non... però... penso che ci debba essere una struttura e che la struttura faccia poi l'intelligenza dell'opera. E quindi mi sono impegnata tanto soprattutto nella struttura, più che poi nel testo in sé, perché sono testi che hanno pochissime varianti, che sono quasi come mi vengono, comunque limo pochissimo, però l'ordine l'ho cambiato un'infinità di volte, quello sì. Molto bene. Senti, io invece ti volevo un attimo uscire da questo aspetto così tecnico-poetico per andare a una cosa più prosastica. Cioè proprio, buon compleanno! Grazie. Più prosastica e editoriale, cioè nel senso qualcosa su come hai iniziato, su poi anche interno poesia, perché appunto è un progetto particolare, che appunto molti apprezzano, altri meno, comunque capace però insomma di fare delle belle cose. E che e poi mi viene anche, appunto, si stava parlando prima, agio di farlo appunto anche riguardo appunto all'ontologia, no? Che sì. Stai curando. Però anche proprio qualcosa come è iniziato, come sei arrivato all'interno poesia, se ci sono dei poeti oppure dei critici con cui hai intrattenuto dei rapporti così epistolari in un certo senso, che ti hanno consigliato. Ma in realtà questo libro era destinato a tutt'altra casa editrice, anche forse più conosciuta. Però io ci ho litigato, perché secondo me si sono comportati male e ho detto aspetta, io vabbè, non faccio il nome, ho detto prima di dare, questa è la cosa più importante della mia vita, prima di darla in mano a te che ti sei comportato da un punto di vista umano così con me, cioè, ci penso bene, e l'ho data poi ad Andrea Cati, con cui ero in rapporto perché Interno Poesia è prima di tutto un blog, e gli avevo pubblicato un sonetto del deserto nel suo blog, e eravamo sempre rimasti in contatto. E la cosa di pubblicare con Cati è perché cioè è diventato poi una figura importante proprio nella mia vita da un punto di vista umano, no? Questa deve sempre tornare tutto lì, ripeto, se no non mi interessa. Per l'antologia invece, quindi di base c'è, alla base di tutto c'è il fatto che sono testa calda e che li trovo tutti. ma noi ci siamo scritte, può darsi? Sì. Non mi ricordavo se... l'antologia invece è uscita 10 giorni fa, lunedì scorso, sempre per Interno Poesia, un altro mio libro che è una raccolta, è un'antologia di poeti italiani nati negli anni 80 e 90, tra cui c'è anche Damiano
sinfonico, appunto ci rovesciamo i ruoli, no? In quel caso io sono la curatrice e lui è il poeta, no? Bisogna che i ruoli si ribaltino, no? Ed è un lavoro in cui credo molto, perché mi interessa, prima di tutto da un punto di vista come studiosa, mi interessa la poesia contemporanea, è il mio campo specifico di studi, proprio come università. Poi come generazione, cioè io voglio capire la mia generazione dall'interno della mia generazione, quindi 80-90, io sono del 93, ho preso un po' quelli intorno a me, cioè proprio per capire dove cosa si sta facendo. E quindi è stato un libro molto importante, perché mi ha permesso poi di capire, non c'erano temi, no? Io non ho detto mandatemi dei testi su questo tema, anche perché non sono di quelle che fa l'antologia sui gatti, no? L'antologia sui gatti, sulle macchine, no. Però poi mi sono resa conto, soltanto dopo aver raccolto questi poeti, tra cui c'è anche Maria Borio, mm-hmm. e quindi questa è un po' anche una riconferma, perché non lo sapevo che sarebbe stata nella rassegna, però anche di una sorta di comunanza, certo. Anche, no? Di gusti, di tante cose, che questi poeti, cioè i poeti della mia generazione, portano avanti lo stesso discorso, ora non ve lo posso, è cioè, molto più complicato di così, però che io riassumerei, se dovessi riassumere in una parola sola, parlerei di propensione, che è una forma di resistenza attiva rispetto a qualcosa che le generazioni poetiche precedenti hanno soltanto contemplato, e che a questo punto invece diventa, però poi leggerete la prefazione, comprerete anche quel libro. Che ore sono intanto però? Le 7:40. Quindi se vuoi puoi leggere ancora una poesia, magari non voci correlate, che no, è lunga, peccato, però se invece vuoi leggerla sì, no, poi no, se no. Vogliamo fare appunto se qualcuno ha qualche vabbè, domanda. Vabbè, ma se prima lascio le spazio alle domande. Sì, oppure sì, esatto. Ciao, volevo chiederti due cose. Hai fatto una bellissima lezione di letteratura parlando di tutti gli autori possibili, immaginabili. Volevo chiedere il tuo rapporto nei confronti della poesia contemporanea. Leggendo le poesie che sono riuscito a trovare in rete, che molte sono state pubblicate, ho ipotizzato alcuni referenti nei tuoi confronti. E volevo chiederti, nei riguardi della neoavanguardia e della neo-neoavanguardia, quindi il gruppo 93 che è qui di casa, per esempio, come ti rapportavi, insomma, l'utilizzo delle serie, degli elenchi, l'utilizzo delle forme chiuse con all'interno, una tematica, una materia che non si dovrebbe accoppiare con quella, come si rapporta con te? E viceversa, e anche con la, diciamo, una forma di neometrismo. Questa è una domanda difficile, comunque, lo sai, vero? Sì, certo. E anche un neometrismo come quello della Valduga, che tra l'altro utilizza uno stesso tipo di, diciamo, di metodo che è quello però della... Però ti rispondo con la stessa risposta. Una. E l'ultima, volevo chiederti invece, che non riguarda il libro di poesie, ma riguarda l'antologia che è appena uscita, e volevo chiederti solo un'assenza, visto che parlavi di assenza. Come mai poi non so come sarà il secondo volume, immagino che sia ripartito tra 80 e 90, che è il primo volume, quindi sia degli anni 80. E come mai non sono stati riportati due autori che a mio avviso sono degli anni 80, sono sicuramente tanto notabili e comunque sempre fanno parte di quell'area, diciamo, di ricerca, se vogliamo. Che sono Francesco Maria Tipaldi, che tra l'altro poco uscirà con un altro libro, e Luca Minola, che sono usciti in una collanina, quella lì molto, molto piccola, molto ristretta, che si intitola proprio Poesia di ricerca, curata da Alberto Pellegato. Non potevo mica mettere tutti i bravi in un volume solo, no, sennò poi il secondo libro sì, comprava. Sì. No, fosse un discorso di... No, cioè io, come ho specificato anche nella prefazione, con Interno Poesia, sto facendo un percorso di ricerca. Non necessariamente saranno soltanto due volumi, comunque di sicuro ce ne sarà un secondo, di cui non dico i nomi perché penso che sia anche rispettoso e giusto concentrarsi su questo volume e su questi 12 nomi, che secondo me già danno anche tanti spunti, tanto modo di anche di organizzare, di fare discorsi, di organizzare, cioè di far parlare di sé. Quindi ci sono intanto questi 12, però sto già lavorando al secondo volume e molto probabilmente ci sarà anche un terzo, insomma, cioè è un percorso che io faccio con il mio editore, è una specie di rassegna, quindi se qualcuno non c'è in questo non è detto che non ci sia nei prossimi. E d'altra parte
Non so se hai letto i nomi, sì. Ci sono anche in questa antologia quattro poeti che sono Anita Guarino, Manlio Giacometti, Francesco Vasari e Dimitri Milleri, che nessuno di voi conoscerà sicuramente perché sono completamente inediti.